Io mi sono sempre divertito a unire il Gramlò a una situazione interamente mimica. Il Gramlò è quando si inventa una lingua, un suono, non si dice niente davvero. La situazione mimica è fare delle gag soltanto con il corpo, con il movimento. Beh, il tennis, ragazzi, si presta proprio a questo. Allora, immaginiamoci una partita a tennis, no? Un tennista, quindi il movimento del classico tennista. Arriva, sicuro di sé, e voilà. E adesso ci sarà questo scambio di battute, dove ovviamente io non avrò la pallina, ma si sentirà solo il suono, però comunico con il Gramlò, comunico non dicendo niente. E vediamo cosa viene fuori. Ok.